Grazie Presidente. La mozione che mi impegno insomma, a presentare oggi all'attenzione dell'Assemblea Capitolina è una mozione molto importante perché si tratta di indirizzi successivi all'approvazione dello Statuto di Roma Capitale. Sono degli indirizzi relativi all'attuazione di tutti gli strumenti di partecipazione e consultazione che Roma Capitale ha. In particolare si tratta delle linee guida che intendiamo fornire alla Giunta per cominciare a riordinare tutta la materia degli strumenti di partecipazione. Gli obiettivi che sono stati individuati all'interno della mozione sono precisamente 10. Il primo riguarda proprio la disciplina di questi nuovi strumenti di partecipazione e consultazione, con una serie di principi generali, tra i quali ovviamente dovranno essere inseriti all'interno dei nuovi regolamenti il principio della partecipazione democratica elettronica, una carta dei diritti per i cittadini, ma anche una serie di strumenti legati alla digitalizzazione delle petizioni. In particolare voglio soffermarmi anche su un principio che noi abbiamo voluto introdurre, che è un principio nuovo rispetto alle consultazioni online. Vedete, quando parliamo di strumenti di partecipazione, molto spesso si pensa che questi, uniti agli strumenti digitali, possano gli strumenti digitali essere per essi stessi, diciamo, degli strumenti di partecipazione popolare. Questo non può essere così, perché uno strumento informatico non può essere al tempo stesso uno strumento, diciamo, di partecipazione se non è adeguatamente regolato. E noi abbiamo voluto introdurre un principio molto importante che lo abbiamo così chiamato, ricordando insomma alcuni brocardi: nessuna votazione senza informazione. Cosa significa? Che per tutte le consultazioni online che dovranno avvenire sul sito internet e sul portale istituzionale di Roma Capitale dovranno essere sempre garantiti dei processi partecipativi a monte rispetto alle votazioni online. Questo perché la cittadinanza deve essere sempre informata e avere conoscenza di quelli che sono le attività o comunque le votazioni sulle quali effettivamente possono essere coinvolti. Per quanto riguarda il referendum, già tutti sanno che all'interno del nuovo statuto sono state introdotte nuove tipologie referendarie. A queste noi aggiungiamo nella disciplina attuativa una serie di elementi molto importanti: la digitalizzazione di tutto il procedimento referendario, anche in attuazione dell'articolo 9 del CAD, il principio del libretto informativo, così come avviene in Svizzera, per cui la cittadinanza può conoscere i pro e i contro di un quesito referendario, ma anche l'utilizzo di nuove tecnologie legate al voto elettronico, in particolare alla tecnologia del blockchain per questo tipo di strumento. Passando poi alle consultazioni pubbliche, noi oggi conosciamo con la direttiva, diciamo, della Madia il principio della consultazione pubblica che impegna, diciamo, le pubbliche amministrazioni a promuovere nuove forme, diciamo, di inclusione della cittadinanza nei processi decisionali comunque non vincolanti. Su questo anche qui abbiamo fatto un riordino della materia sulla base della legislazione vigente. La consultazione pubblica d'iniziativa della Giunta, che sarebbe l'analisi d'impatto della regolamentazione come previsto anche dall'articolo 4 del regolamento uffici e servizi, la consultazione pubblica d'iniziativa dell'Assemblea Capitolina, e cioè si tratta di tutti quegli strumenti istruttori, ad esempio anche il Senato li utilizza per le consultazioni pubbliche nell'ambito dei provvedimenti legislativi, tra le audizioni, questionari o, no, o cosiddetti notice and comment. Poi conosciamo il bilancio partecipativo, che dovrà essere, diciamo, un apposito regolamento a disciplinarlo, e poi le cosiddette altre forme di consultazione pubblica riconosciute sia dall'articolo 11 dello Statuto di Roma Capitale, ma anche direttamente dalla legge. E su queste, proprio su quali sono le altre forme di consultazione pubblica, si tratta di tutti quei processi partecipativi e poter dare una regolamentazione a queste altre forme di consultazione e quindi a tutti i processi che la cittadinanza può essere, diciamo, all'interno della quale la cittadinanza può essere coinvolta, che possono concludersi con delle consultazioni certamente online, con delle votazioni sul sito internet di Roma Capitale. Ma queste devono avvenire in periodi temporali ben precisi.
precisi. Noi abbiamo previsto una modalità transitoria fino all'arrivo del nuovo regolamento che prevede che le consultazioni online per Roma Capitale avvengano ogni quattro mesi per dare la possibilità alla cittadinanza tutta di potersi concentrare, diciamo, in quel preciso momento di indizione delle consultazioni online e quindi avere più quesiti contemporaneamente e eventualmente esprimere la propria posizione. Parlo anche al volo della mozione numero 66 che arriva dopo per fare un unico intervento, così dopo non intervengo nuovamente, che riguarda invece un evento che attraverso un memorandum d'intesa sottoscritto dalla sindaca a novembre Roma ospiterà. Si tratta del Global Forum sulla democrazia diretta. All'interno di questo Global Forum, che ogni anno viene organizzato su una città, una capitale del mondo diversa, Roma dovrebbe portare a nostro avviso un tema. Il tema che abbiamo avuto modo comunque di affrontare anche in quest'aula, vista la criticità della disciplina degli strumenti di partecipazione e consultazione sia italiana, che è molto carente, ma anche a livello europeo, è quello di cominciare a pensare ad una Magna Carta sugli strumenti democrazia diretta e partecipata per tutte le capitali del mondo, ma soprattutto per tutte le città. Noi vediamo che la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa hanno adottato dei codici di buona condotta sui referendum. Ebbene, su quel percorso si può costruire eventualmente un documento, diciamo, globale, sui quali si possono inserire dei principi e delle linee guida, partendo dal bilancio partecipativo, dalle petizioni elettroniche o comunque da quelle esperienze importanti, Presidente. Quindi in conclusione, noi crediamo che questo sia un momento molto importante, perché con queste due mozioni noi iniziamo a dare vera attuazione alle riforme statutarie e allo Statuto di Roma Capitale, che è entrato in vigore il 20 marzo del 2018, e fare un passo avanti su questo tema. Grazie, Presidente.